Bentornati, seconda parte di Nomina al giorno. Il tempo nella nostra clesside è terminato, quindi ecco, lo giro, faccio questa cosa con questi straordinari strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Facciamo ripartire il tempo perché abbiamo un'altra mezz'ora abbondante insieme. Roberta, è una mezz'ora dove speriamo di non far addormentare. No, assolutamente, anzi, combatteremo l'insonnia. Volevo un attimo far notare che il nostro amico Willy è tornato. Girato. Tra noi. È tornato a guardare verso. Non è più offeso. Non si è più, no. Gli è piaciuta la prima parte del programma. Ecco, adesso torna a scrutare il nostro operato, come giusto che sia, appunto. Benissimo. Giustamente, il nostro terzo conduttore. È il terzo conduttore, un amico inseparabile di una mela del giorno ormai, da un po' di tempo. Combattere l'insonnia. Mm. Insonnia, vi faremo vedere poi come riusciremo a combatterla, però l'insonnia sta caratterizzando moltissimo anche questo periodo di pandemia e ancora di più il lockdown, insomma, che abbiamo vissuto. Purtroppo i disturbi del sonno sono uno degli effetti collaterali comunque del Covid-19 e anche del senso di incertezza che stiamo vivendo. Come combattere l'insonnia? Oltre che vedere questo programma. Oltre che vedere, cioè, questo programma. Cioè, questo funziona sicuramente molto meglio di tantissimi ritrovati, però a quanto pare il CNR prova a farci concorrenza. Giusto, prova a farci concorrenza. Ha anticipato già qualcosa, ma io prima vi mostro questa scheda sul dormire bene, che a quanto pare è un sogno lontano per molti. Concentriamoci proprio su quell'ultima immagine, insomma, prima della musica rilassante, il letto. Bene, mi piace. Ti piace? È interessante come cosa, anche perché è al centro, lo leggeranno anche i nostri telespettatori, proprio della ricerca del CNR. Io avevo fatto un piccolo spoiler. Allora, mi piace spoilerare. Quindi c'è lo smart bed che è in grado di monitorare, insomma, l'insonnia, perché l'Università di Pisa, con l'Istituto di Fisiologia Clinica, appunto, del CNR, hanno realizzato questo prototipo, oltretutto durante una missione spaziale, cioè il prototipo testato dagli astronauti del progetto Sirius della futura missione su Marte. Che cos'è questo smart bed? Beh, lo andiamo a chiedere direttamente al nostro ospite di oggi, Marco Laurino, ricercatore di IFC CNR, eccolo qua. Buonasera, dottor Laurino. Buonasera a voi. Allora, questo smart bed come funziona? Perché siamo tutti incuriositi. Siamo molto interessati, che sicuramente per chi ha figli c'è poco da fare, insomma, lo dico in prima persona, al di là dei smart bed e quant'altro, insomma, quella è partita persa, però magari tutti gli altri potrebbero beneficiare. Per quello non abbiamo trovato soluzioni. No, lo supponevo, purtroppo non volevo nemmeno chiederglielo, dottor Laurino, però per tutti gli altri una speranza c'è. Speriamo. Noi abbiamo appunto lavorato su questo progetto che è durato circa 3 anni, finanziato dalla Regione Toscana oltretutto, che ha previsto appunto la partecipazione non solo appunto noi del CNR, dell'Università di Pisa, ma anche delle aziende del territorio che lavorano proprio anche sui materassi, aziende anche leader a livello nazionale. Quindi un progetto, diciamo, che è stato abbastanza impegnativo sia dal punto di vista temporale che di quelli che sono stati proprio gli effettivi poi impegni sul campo.
Il nostro progetto quindi ha riguardato appunto lo sviluppo di un materasso, per meglio dire, della sensoristica con cui equipaggiare un materasso e degli algoritmi per analizzare i segnali che derivano da questo materasso. Per qual fine? Mi è piaciuta molto la scheda che avete preparato perché dava degli spunti molto interessanti. Infatti, come avete potuto appunto anche osservare dalla scheda, i problemi legati a un sonno di bassa qualità, senza arrivare neanche all'insonnia o all'insonnia clinica, ma un sonno di bassa qualità è un'esperienza molto più comune di quanto si possa pensare. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di fornire alla popolazione generale uno strumento dall'utilizzo molto semplice, dal costo molto basso, e di questo appunto è stato un aspetto di cui abbiamo tenuto molto in considerazione, ma che appunto permettesse alle persone generali, diciamo, da tutti noi, di poter avere un monitoraggio continuativo della propria qualità di vita. Ecco, lo smart bed ha proprio permesso quasi di stimare la macrostruttura del sonno, quindi di classificare quattro situazioni. Abbiamo anche insomma dei video che insomma ci avete mandato che possiamo commentare insieme. Questo è Eccolo qui. complicato, Sì, dottore ci deve aiutare, perché qui questa ci è serve lei. sostanzialmente quello che potete vedere è la mappa delle posizioni del soggetto sul sonno ed il nostro algoritmo che va a classificare in modo automatico la posizione del soggetto sul letto stesso. Quindi quella è la persona sul letto? Esatto. Ecco, Esatto, ah. sono Quindi la posizioni persona sul letto. diverse. Esattamente, come potete vedere, il nostro sistema poi va a classificare le posizioni in cui si trova il soggetto, perché ovviamente ci sono posizioni privilegiate per ogni persona che gli permettono magari di avere una situazione più confortevole e quindi una condizione di miglior sonno. Era scomodissimo perché è in una conca, dottor Lauri. Che gli è successo al Abbiamo soggetto? usato un materasso comodissimo, Ah, quindi ecco. nessuno delle cavie, dei soggetti cavie ovviamente si è lamentato. Sono stati Bene, tutti trattati benissimo. bene. Quindi da La questo punto di posizione 3 vista non riesco a capire perché come li riesci. accoglieva Le praticamente il accoglieva. materasso. Una posizione di rannicchiamento, Sì. diciamo. Perché appunto lo smart bed non solo permette, diciamo, di classificare la macrostruttura, o per meglio dire, la macrostruttura è quello, se vogliamo, uno degli output finali. In realtà permette anche di raccogliere tutta una serie di parametri fisiologici. In realtà molto più basilari, come ad esempio il ritmo respiratorio. Questo filmato potete vedere una persona appunto presente su un materassino su cui abbiamo sistemato i sensori che abbiamo utilizzato, e vedete nella fascia superiore il segnale respiratorio preso da una cannula, quindi il segnale vero, se vogliamo, e nella parte inferiore la stima del ritmo respiratorio con il nostro smartphone. Abbiamo quindi verificato, abbiamo anche ovviamente pubblicato tutto ciò su riviste specializzate, come appunto tramite i nostri sensori riusciamo ad effettuare una stima assolutamente non invasiva, quindi senza sensori, cannule o quel che si voglia, sia del ritmo respiratorio, ma anche ad esempio dell'attività cardiaca, quindi del ritmo cardiaco. Questa è una Quindi cosa ideale per abbastanza le apnee importante. notturne, dottor Laurino. Esattamente, assolutamente, come probabilmente lei sa e tante persone sanno, una delle problematiche molto spesso che si verifica durante il sonno è quella dell'apnea notturna. Quindi monitorare il respiro e valutare se ci sono appunto delle apnee è una situazione, una condizione fondamentale per una stima effettiva della qualità del sonno. Ecco, siamo partiti da una missione non su Marte, Eh giusto? già, gli Sì, astronauti infatti è già dormono poco. complicato immaginarli che Sì. dormono poi a testa in giù agganciati nella stazione Che immaginario è? Come spaziale. dormono gli Esatto, è astronauti? difficile. Allora, partiamo subito col dire che in generale una qualunque situazione stressogena peggiora il sonno. Difatti noi abbiamo in effetti, come avete appena anticipato, diciamo testato il nostro materasso con dei protoastronauti nella missione Sirius insieme all'Agenzia dei Problemi Biomedici russa. Perché abbiamo fatto questo però? Perché gli astronauti o in generale chi opera in condizioni di forte stress
presenta anche il sonno alterato. Questo l'abbiamo verificato anche in precedenti missioni che abbiamo studiato, dove appunto abbiamo visto come l'ormone dello stress, il cortisolo, molto famoso, Già. correlati con diversi parametri del sonno. E ovviamente gli alti livelli di cortisolo abbiamo appunto valutato come questi vadano a inficiare la qualità del sonno stesso. Quindi cos'è che può fare? Stiamo vedendo qui delle immagini, Questa è la giusto? stanza prova? Esatto, questa è la stanza, è una delle stanze del simulatore a Mosca, del simulatore che guarda appunto le simulazioni di prova del volo su Marte. Ah, Cos'è che ecco. fa Mosca in sostanza in questo progetto? Chiudono dei protoastronauti, quindi degli futuri degli aspiranti astronauti, per diversi mesi. La missione più lunga è durata 520 giorni, pensate, quindi Caspita. queste persone sono state chiuse in questi ambienti per 520 giorni anche, e sono state effettuate tutta una serie di misure proprio per simulare quella che sarà la permanenza, diciamo, la durata di una missione su Marte. Perché viene fatto questo? Viene fatto questo perché le condizioni di confinamento spaziale, isolamento sociale, possiamo capire bene come questi siano una condizione di alto stress per ogni persona. Certo. E occorre prevedere e studiare come l'organismo, diciamo, come la psiche umana, se vogliamo, in questo senso, comunque tutto quello che è la persona reagisce in queste condizioni e anche a possibili contromisure per queste problematiche. Difatti, noi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo inserito nel simulatore, per questi voli spaziali, i nostri smart bed, proprio come strumenti per andare a monitorare un aspetto fondamentale, quale quello della qualità del sonno. Ecco, quindi con parametri, l'abbiamo detto, di posizione, quali altri, battito cardiaco, parametri anche ambientali, cioè luminosità e temperatura della stanza anche? Assolutamente, lo smart bed ha anche questa particolarità, se vogliamo, rispetto a tutto ciò che viene fatto di solito per quanto riguarda il monitoraggio del sonno. Cioè, molto spesso ci si concentra sul monitoraggio unicamente dei parametri della persona, però in realtà l'ambiente in cui dormiamo ha una sua elevatissima importanza per quanto riguarda poi la condizione, la qualità del sonno in cui andiamo appunto a dormire. Per questo abbiamo appunto lo smart bed non vale solo a monitorare i parametri fisiologici di cui prima, ma anche a misurare alcuni aspetti relativi all'ambiente, ad esempio la luminosità dell'ambiente, l'intensità del suono, del rumore, o ancora l'umidità, ad esempio, sono tutti parametri che in effetti possono influenzare il sonno. E questo ha anche un secondo fine, se vogliamo, cioè il nostro smart bed, oltre a dare un indice della qualità del sonno, va in qualche modo a correlare questo indice con quella che è stata la situazione ambientale e quindi magari ci va a indicare se alcuni dei parametri ambientali in qualche modo fossero al di fuori di quelli che sono i range ottimali. Quindi potrebbe darci, ad esempio, delle indicazioni per sistemare e migliorare l'ambiente in cui dormiamo, sperando poi che questo vada anche ad influenzare l'effetto sulla qualità del sonno stesso. Certo. Assolutamente, non solo lo smart bed, però ha anche un vantaggio comunque economico perché è a basso costo, non è come uno smartwatch, quindi è meno invasivo, giusto? Certo, infatti abbiamo proprio tenuto conto, quando abbiamo progettato e realizzato il prototipo dello smart bed, di fare attenzione ad utilizzare strumentazione sensoristica a basso costo, in modo tale da poi poter abbattere i costi in fase di produzione ed ottenere un prodotto che effettivamente possa essere acquistato e utilizzato da tutti. Dico in modo molto chiaro, ad esempio, che i nostri prototipi costano all'incirca sui 500 euro e stiamo parlando di prototipi in questo caso. Quindi in fase di industrializzazione, che i nostri partner in questo momento stanno effettuando, questi costi sono sicuramente destinati ad abbattersi. Quindi possiamo immaginare come poi un prodotto di questo tipo potrà avere costi molto accessibili. Teniamo anche conto che
altri strumenti in passato simili al nostro smart bed, ma in realtà con funzionalità molto minori, molto più limitate, andavano su prezzi dell'ordine di 10.000-15.000 euro. Quindi ecco, la nostra Bella attenzione è stata differenza. anche su questo aspetto quando abbiamo Chiaro. effettuato la progettazione del dispositivo. Possiamo immaginarlo poi come un dispositivo, magari già incluso in un materasso. Non voglio rubare il lavoro a Mastrota, ma insomma, già incluso all'interno di un materasso, o eventualmente lo si può acquistare a parte, inserire all'interno del materasso, del cuscino, non lo so, mi dica lei, dottor Laurino, e farlo dialogare con un'applicazione sul cellulare. Esattamente questo è il modo con cui è stato ideato. È stato ideato come un qualcosa che può essere una specie di add-on, se vogliamo, di aggiunta al nostro materasso. Quindi l'ipotesi è quella che una persona possa andare al negozio, per esempio, materasso, scegliere il proprio materasso sulla base delle caratteristiche di comfort e poi chiedere l'aggiunta di renderlo smart. A questo poi ovviamente il sistema andrà a dialogare con un'applicazione che l'utente avrà sul suo telefono o anche con una piattaforma web, come attualmente funziona. Già adesso abbiamo una nostra piattaforma web che colleziona i dati, quindi diciamo l'utente può in qualche modo visionare sulla piattaforma i propri dati nel corso delle varie notti. Questo aspetto è anche importante perché abbiamo pensato anche nell'ottica di un qualche feedback, cioè di una modalità che possa dare un feedback anche da parte, ad esempio, di un medico o di uno specialista del sonno. Certo. Cioè, ad Esatto. oggi, quando una persona ha dei problemi legati al sonno e si rivolge giustamente dal medico specialista del sonno, gli strumenti che sono a disposizione sono sostanzialmente la polisonnografia, che è il Sì. gold standard dell'esame di riferimento per, se vogliamo, per tutti i disturbi del sonno, però appunto è un tipo di esame molto invasivo che va fatto in laboratorio, quindi anche lì la naturalezza, se vogliamo, del sonno viene un po' inficiata, insomma, dal fatto stesso che effettuiamo questo tipo di misure in laboratorio con sensori addosso, cuffie elettroencefalografiche, quindi ecco, potrebbe non essere così agevole per tutti. Quindi abbiamo immaginato anche lo smart bed come uno strumento che può essere utilizzato dai medici specialisti del sonno per effettuare un monitoraggio ecologico del sonno a casa del paziente e soprattutto un monitoraggio continuativo, grazie appunto anche al basso costo, alla possibilità di averlo a casa e quindi se vogliamo il nostro medico potrà avere il suo controllo, potrà controllare il suo paziente da remoto. Certo. In modo continuativo e in qualche modo indicarlo, suggerirgli modifiche sulle sue caratteristiche, insomma, di suo Certo. software. Questo è importantissimo, soprattutto per Molto. il periodo che stiamo vivendo, Sì. visto anche i parametri che un po' va a controllare, frequenza cardiaca, attività respiratoria, movimenti del corpo, ma soprattutto quei due, attività respiratoria e frequenza cardiaca, pensiamo ai tempi del Covid, un controllo remoto da parte di un medico, Sì, è soprattutto per fondamentale. evitare il sovraffollamento negli ospedali, che è un po' quello che si sta ricercando in questo momento, ecco, sarebbe proprio La fondamentale. famosa telemedicina. Esattamente. Telemedicina o come oggi si usa dire connected health, questa salute connessa e Già. questa nuova filosofia, questo nuovo paradigma della telemedicina, questa rivisitazione. Vorrei anche aggiungere che proprio in quest'ottica, con i colleghi dell'Università di Pisa con cui abbiamo lavorato sul progetto, quindi il professor Angelo Gimignani e il professor Alessandro Tognetti, e stiamo proprio lavorando anche in quest'ottica, cioè noi vogliamo utilizzare queste tecnologie come lo smart bed per in qualche modo effettuare un monitoraggio anche in quelle patologie, ad esempio croniche, che appunto Chiaro. necessitano di un controllo costante e continuo da parte del medico, che ovviamente non può avere la persona sempre in ospedale o sempre sotto controllo, però tecnologie come lo smart bed e con esso anche altre che stiamo progettando che abbiamo progettato e che stiamo progettando, ecco, noi prevediamo di creare una sorta di ecosistema domestico e non solo, anche ovviamente per monitoraggio all'esterno e così via, di quelle persone, di quei pazienti, per meglio dire, con fragilità
tempo con una necessità di monitoraggio continuo. Ecco, quindi questo tipo di strumenti va in quest'ottica. Molto interessante, dottor Laurino, perché stavo pensando per esempio al famoso diario del sonno, no? Quello che viene richiesto appunto alle persone che hanno difficoltà nell'addormentamento, che durante la notte tendono a svegliarsi. Di fatto con questo dispositivo fa tutto lui, perché mi segnala magari la fase in cui sono andato a dormire, mi segnala i movimenti che ho fatto durante la notte e quindi eventualmente si riesce a capire se ero in fase REM oppure no. Ma anche i risvegli, perché mi segnalerà quando scendo dal letto e quando ritorno nello stesso, dottor Laurino. Assolutamente sì, e tenendo conto anche di un altro vantaggio, mentre i diari del sonno soffrono purtroppo, come anche i questionari del sonno, di un livello di soggettività, Esatto, ovviamente, non sono solo oggettivi. esattamente. La persona molto spesso tende a sovrastimare o sottostimare le proprie problematiche, o Esattamente. comunque non essere così preciso come può essere uno strumento. Quindi noi vogliamo creare lo smart bed. Va in quella direzione di creare uno strumento che fornisca misure oggettive nel proprio ambiente domestico relativamente al sonno. Prossimi passi a questo Ecco, punto? infatti è che volevo capire infatti qual è. Adesso abbiamo lo smart bed, cosa ci aspetteremo qui nel futuro? Contare le pecore digitalmente, no? Cioè facciamo una proiezione delle pecorelle, no? Sul soffitto, no? Aggiungiamo una nota romantica. Magari in modalità virtuale, visto che Esattamente, appunto esattamente. qualcosa del genere. No, di progetti ce ne sono tanti in cantiere, più strettamente legati allo smart bed, ma adesso in questo momento i nostri partner industriali stanno appunto provvedendo alla fase di industrializzazione del prototipo, proprio perché il progetto vuole arrivare al consumatore finale, vuole essere semplicemente un prototipo. Noi dal nostro canto stiamo lavorando adesso. Anche grazie a collaborazioni cliniche, all'applicazione su soggetti con problematiche, appunto, come ad esempio l'insonnia, quindi per una sorta di validazione anche clinica, se vogliamo, dello smart bed, in modo tale da renderlo ancora più robusto e più applicabile anche per i medici stessi. Altra ipotesi di utilizzo è quella di, o meglio, altra. Sviluppo che stiamo lavorando è l'acquisizione di ulteriori parametri. Faccio un esempio: la temperatura, che è un parametro anche molto difficile da rilevare, ad esempio, con un oggetto di questo tipo, però che ha la sua importanza. Pensiamo banalmente al cuore, no? Quindi alla misura della temperatura del cuore. Quindi, ecco, sviluppi sullo smart medicine ne abbiamo ancora tanti, sulla telemedicina ancora di più, se vogliamo. Nel senso che ormai il futuro sarà questo sicuramente, cioè rendere smart oggetti comuni, Ah sì. renderli connessi e lavorare sulla robustezza di quelli che sono gli algoritmi, in qualche modo, sarà la chiave del futuro in una società che tende a diventare sempre più vecchia, dove appunto avremo sempre meno disponibilità purtroppo di personale medico e di strutture, quindi sarà ovviamente una necessità quella di ricorrere alla tecnologia come strumento per in qualche modo arrivare al monitoraggio remoto e continuativo delle persone. Io Ovviamente lo sto risalto. mi propongo, dottor Laurino, per le prossime fasi come appunto soggetto da studiare, perché in primis avrei sempre voluto fare come mestiere il collaudatore di materassi, ma in questo caso posso riprendere questa mia vecchia passione, ma con la scusa della tecnologia, dello smart bed e quant'altro. Quindi sono a disposizione per lo studio Una nuova sul mio casa. sonno, una cavia, tra La terremo virgolette. sicuramente in considerazione, la terremo, però aggiungo anche che devo dire che sull'esperimento Smart Bed è stato uno di quegli esperimenti in cui abbiamo avuto meno problemi in assoluto per reclutare soggetti con Beh, l'autismo. Non lo avevamo dubbi. immaginavo, non avevamo dubbi da questo punto di vista, ma magari per le fasi successive ci risentiremo. No, ci risentiremo sicuramente anche per raccontare gli sviluppi, non solo di questo progetto, ma anche di tutti gli altri che ci ha appena accennato. Quindi, Certo. davvero compatibilmente con i suoi Molto volentieri. Poi impegni, ci ritroveremo in futuro. con l'augurio che arrivi al consumatore Eh finale, già, eh perché già. quello è l'obiettivo. Quello assolutamente, ci stiamo impegnando tutti.
Grazie. Ringraziamo il dottor Marco Laurino del CNR per essere, insomma, stato qui con noi. Alla prossima puntata Grazie. insieme. Grazie. Buonanotte, buonanotte. Non Buonanotte. possiamo che salutarla in questo modo. Buonanotte a tutti voi. A presto. A presto. Beh, Mi monitorare piace, persone, ti piace? Lo voglio sapevo fare, voglio essere preso per lo anche. studio, purché la stanza era un po' angusta, infatti glielo devo chiedere la prossima volta, perché quell'ambiente di legno molto Sì, angusto, già molto, un po' di ansia, no? l'autoisolamento per verificare secondo me ancora di più quelli che potevano essere i livelli di insonnia e di Sì, stress. però era buio, a me piace dormire Troppo. tipo nelle cripte come il nostro amico Willy, a te Anche piace un po' di lui. luce, come dormi di Con solito? la luce. Con la Mi luce. piace. Con la Il luce è assolutamente contrario. contro ogni No, mi piace la luce. sistema, Per ma la esempio, anche quando dormo la notte, mi piace sì il buio, però mi piace anche Sì. questo vedere dalla finestra la luna. Non mi piace la serata Ecco, completamente è abbassata. esattamente l'opposto, io utilizzo quelle mascherine Agé nere, Age, sì, quelle nere che tipo quelli che mette, vendono nell'aereo, giusto? esattamente, metto quelle Quelle. perché voglio Saprò cosa regalarti allora. Adesso al esatto, grazie. prossimo. Chissà quelle smart, quelle sarebbe interessante. Anzi, lancio un appello a Laurino e agli altri ricercatori perché fanno terribilmente calore e mi fanno sudare le palpebre, che è una cosa complessa anche da raccontare. Approfitto di questo spazio che rendo mio, è un problema. È un problema di tutti noi che vogliamo dormire nelle cripte, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che non ci faccia lacrimare gli occhi, anzi sudare gli occhi, che è una cosa differente. Dopo lo smart Tu la bed, luna, era molto la romantica, la luna, luna, il sì, raggio no, di la lu luna il che ti... raggio di luna che Ma sì, la proprio. luce non ti aiuta a dormire, la luce No, ti io tiene riesco a dormire sveglia. Con la luce, completamente. al Sì. buio temi No, l'oscurità? al buio completamente non mi piace. Preferisco avere sempre quel bagliore di luce, sai, la luce Hai paura aiuta. dell'oscurità? No, 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 l'oscurità no, riesco a muovermi anche nell'oscurità, ma io mi Vabbè, muovo sempre attraverso la benissimo, luce. questo è un programma che non si muove con Tipo l'ausilio delle medium, tenebre. ormai siamo riusciti a trasportare in una mezza Macabro, giorno anche la parte medium. esatto, è Capito? un po' gotica, Un po' insomma. gotica. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, vi ricordiamo, sempre ogni martedì alle 21:30 noi Esatto. torneremo, comunque che vi piaccia o no, a farvi compagnia con, ecco, lui rigira naturalmente la Clessidra e il Sì. nostro amico Willy, sempre qui, La sempre lettura con delle noi. carte la prossima settimana, Sì, eh? Il giusto. setting sta andando in quella Setting. direzione. Presto, lettura delle carte, numero in sovraimpressione da chiamare. Quindi, se volete sapere del vostro futuro, noi siamo qui. Solo quello sanitario, buonanotte. Buonanotte.